Molto bene. Allora, benvenuti e benvenuti a un incontro che si inserisce nella cornice della Giornata Mondiale dell'Antropologia. Non è solo, come dire, una premessa istituzionale che faccio, perché mi chiamo Francesco Vietti, sono un antropologo dell'Università di Torino, perdutamente innamorato anche della disciplina che ho la fortuna di praticare e di insegnare all'università, quindi sono proprio contento. Per me oggi è una giornata di festa, perché è la giornata in cui portiamo, insomma, l'antropologia culturale fuori dalle aule dell'università, in dialoghi fecondi con persone che possono avere una curiosità nei confronti di questo campo di studio, di questo modo anche di guardare il mondo, senza essere necessariamente antropologo o antropologi. Poi ci sono anche magari qualche studente, collega che partecipa, ma per lo più dialoghiamo con persone che agiscono in altri campi del sociale, della cultura, del lavoro, delle istituzioni, attorno a temi però che ci possono fare incontrare. E questa mattina abbiamo aperto appunto con un convegno al Polo del Novecento, molto frequentato, insomma, con un pubblico molto ricco, e oggi, domani e dopodomani ci saranno un'ottantina di eventi pubblici a Milano e a Torino, che spazieranno da dialoghi così comodi come il nostro anche ad attività invece itineranti, passeggiate urbane accompagnate da antropologi, laboratori pratici. Quindi grazie che siete venuti qui questa sera, ma date un'occhiata anche al programma generale della manifestazione, avete delle cartoline con un QR code e magari da qui a sabato trovate anche altre iniziative che vi interessano. Questa sera dialoghiamo attorno a dei temi evocati anche da un libro che vedete qui, che ho avuto il piacere già di in qualche modo commentare insieme a Giorgio Mancuso in altre situazioni, e che questa sera però è solo uno spunto di partenza. Ecco, non è questa una presentazione del libro, partiamo in qualche modo dal libro, ma grazie al dialogo con Giorgio e con voi affronteremo, ecco, alcune tematiche legate appunto alla pace, alla non violenza, al disarmo, alla riconciliazione, che sono tutte categorie che interrogano l'antropologia culturale, ma che sono iscritte nella pratica quotidiana di azione e di pensiero di movimenti e persone che si riconoscono attorno a questi temi come un campo di riflessione e di azione. E Giorgio è proprio qui questa sera a portare, diciamo, questa esperienza in modo particolare. E non la faccio più lunga di così, ma ringrazio ovviamente voi e Giorgio che ha deciso di essere qui questa sera. Grazie a te, perché effettivamente non capita molto spesso di parlare di questi temi, soprattutto essere invitati a farlo. Perché... Beh, ottimo. E dico un'ultima cosa, cioè che questi incontri non hanno solo la volontà di, come dire, fare il punto su qualcosa che è già stato fatto, ma teniamo molto che siano dei punti di partenza per progettare insieme delle attività comuni, dei dialoghi ulteriori. Quindi lo spirito, ecco, con cui dialoghiamo questa sera non è solo dirci che cosa abbiamo fatto finora e perché ci siamo incontrati con voi, con te in questa strada, ma utilizzare questo momento d'incontro per pensare a cose da fare insieme nel futuro. E credo che abbiamo già, insomma, delle idee, delle opportunità, e quindi vorrebbe essere, ecco, questo uno snodo per magari raggiungere anche più persone, perché siamo molto contenti 2, 4, 6, 8 di avervi qua, ma come dicevamo prima ci sono tante altre persone che magari non hanno la possibilità, dico, e la fortuna di poter ascoltare, conoscere la realtà che la rete Agite questa sera ci racconterà. E io ho la fortuna di avere un po' di studentesse, di studenti, di colleghi all'università che sono sicuro che avrebbero grande piacere invece di entrare in contatto con il vostro agire. Quindi chi lo sa che questo sia appunto il primo passo per il prossimo anno ritrovarci non qui ma dentro l'università, tornare dentro l'università. Sarebbe bellissimo, oltre che necessario in realtà, poi perché ecco. Sarebbe bello. Quindi questa volta ci incontriamo fuori, ma magari la prossima volta torniamo dentro l'università con questo spirito. Bene, allora se aggiungo i ringraziamenti a Malvina, alla Libreria Trebisonda che ci ospita per il secondo anno, non me nel mondo specifico, ma la Giornata Mondiale dell'Antropologia è già stata qui l'anno scorso con un incontro e quindi mi fa anche molto piacere essere tornato in questa amata libreria.
E allora cominciamo. Abbiamo pensato io e Giorgio un paio di giri di interventi a testa e poi di lasciare spazio a voi. E il paio di giri è pensato così. Prima, in qualche modo, no, spiegare le ragioni della nostra presenza qui questa sera, cioè come abbiamo incontrato queste idee, di cui parliamo questa sera, arrivando da percorsi molto diversi, diciamo così, e incontrandole lungo un cammino che è stato appunto forse originato da storie, interessi differenti, ma che a un certo punto si è incontrato. E poi in un secondo momento invece ci astraiamo un po' dalle nostre, diciamo, esperienze pratiche più dirette e proviamo a riflettere magari su alcune di queste categorie che ho evocato prima. Allora vi racconto prima la mia ragione per essere qui questa sera, che probabilmente è molto meno strutturata, di quella che poi porterà Giorgio. Sono, neo arrivato all'interno dell'arena di queste riflessioni, perché la ragione fondamentalmente che mi ha fatto incontrare con Rete Gite e Giorgio è appunto la pubblicazione di un libro che ha pochi mesi di vita, perché è uscito lo scorso autunno, e che è basato su un'esperienza di ricerca dello scorso anno, MIR, Dialoghi sulla pace al confine della guerra in Ucraina. Alcuni di voi sono già stati così gentili di aver partecipato ad altre presentazioni, quindi lo conoscono, però ecco, è stata un'esperienza di ricerca etnografica, quindi di ricerca sul campo, propriamente antropologica, che si è mossa attorno ai confini di questa guerra, tuttora in corso, e che mi ha portato anche a interagire nel contesto della Repubblica di Moldavia con attivisti e reti, create dal basso da cittadini di quel paese che proprio di fronte alla guerra, cioè all'emergere della violenza del conflitto, si sono attivati su questo campo di azione. Non avendo in realtà precedentemente una storia di attivismo sui temi appunto della guerra, della pace, della non violenza, della riconciliazione, ma avendo altre esperienze di attivazione sociale. C'erano molte persone attive appunto nelle associazioni che si rivolgevano agli strati più marginali e marginalizzati della popolazione locale. C'erano gruppi che si erano attivati in difesa di beni comuni del territorio e delle città. Penso ad esempio appunto alla voce di un attivista oggi per la pace in Moldavia che racconta la sua esperienza di essersi attivato per la prima volta in difesa di un parco storico della città che all'interno delle politiche di nuova urbanizzazione e costruzione della città rischiava di essere sottratto all'uso collettivo delle persone e inserito in una dinamica appunto di sfruttamento di una risorsa che era comune e sarebbe stata privatizzata. Quindi ecco, vicende appunto in questo caso non di persone con una lunga militanza nel campo del pacifismo, ma che hanno trovato nella guerra, diciamo, una spinta fondamentale anche per riorientare o connettere la visione di una società che avevano nella loro idealità pensato come un luogo di accesso uguale ai diritti, di sostegno reciproco e di costruzione di una società all'insegna appunto dell'eguaglianza, che si è in qualche modo adattata a rispondere a una nuova necessità che la popolazione locale ha sentito di fronte al flusso di persone in fuga dal conflitto. E questo per me è stata una ragione di interessarmi ai movimenti pacifisti, a una rete di attivisti locali che mi ha espresso una profonda difficoltà nell'agire in un paese tutto sommato piccolo, marginale nel contesto europeo. La Moldavia, appunto, molti farebbero difficoltà forse a posizionarla su un Atlante, se non fanno difficoltà a posizionarla proprio a causa ancora una volta della guerra in Ucraina, che ha in qualche modo portato a interessarsi anche di queste zone al margine del conflitto. Ecco, questi attivisti denunciavano la loro difficoltà ad avere non solo un sostegno, diciamo, locale, ma di entrare in relazione con altre reti di attivisti e di persone impegnate su questi temi fuori dal paese, no? Quindi costruire in qualche modo delle forme di alleanza, di sostegno con altre reti in altri contesti. E quindi in effetti sono tornato dopo questa esperienza di campo anche sollecitato da questi miei interlocutori a provare a tessere alcune di queste nodi, di queste reti, e forse sarà un'altra delle cose che con la rete Agite potremmo in qualche modo, no, pensare di fare, o mi incuriosisce sapere, ecco, anche come voi avete lavorato per intrecciare in questa contingenza alleanze e connessioni. Però ecco, io sono andato lì in realtà appunto non per
realizzare un reportage dalla guerra, dalla zona dove le violenze si esprimono, ma in qualche modo per utilizzare gli strumenti dell'antropologia culturale nel costruire uno sguardo di prossimità che non entrasse nella violenza della guerra, che evitasse però la estrema lontananza con cui noi osserviamo le dinamiche della guerra, di queste e di molte altre, per lo più attraverso il racconto mediatico, il dibattito politico, e invece diciamo beneficiando di quello che l'antropologia, a mio modo di vedere, può offrire, no? al dibattito pubblico, cioè di porsi dal punto di vista delle persone, interloquire in una dinamica di ascolto attento delle istanze che vengono dalle persone coinvolte, e riconoscendo la complessità di queste istanze, no? Cioè, se c'è una cosa che la narrazione pubblica mediatica attorno alla guerra fa, è sempre tracciare confini ulteriori rispetto a quelli che già ci sono, dividere, pensare per dicotomie, ignorando la complessità, le ambivalenze, che certamente disturbano, no? Perché muoversi in un campo ambiguo, grigio, fatto di storie non ben collocabili, crea sempre difficoltà. Ma la vita delle persone spesso esprime proprio queste ambivalenze, no? Soprattutto in una zona come quella appunto dell'attuale guerra in Ucraina, del sud dell'Ucraina, del Mar Nero, della Bessarabia, questo è il nome della regione storica, dove tutte le storie di vita sono incredibilmente ambigue, ambivalenti, grigie, fatte di mescolanze, di appartenenze in realtà molteplici, linguistiche, culturali, di famiglie mescolate con rami di parentela russo, ucraina, moldave, rumene, di mobilità attorno a quei confini, attraverso quei confini, in cui insomma emerge dal libro in modo abbastanza chiaro che la nettezza e la purezza non è certo l'origine del conflitto, ma è un esito di un conflitto che tende invece a ignorare queste mescolanze, volerle cancellare con la violenza, con la distruzione, e produrre invece un'omogeneità culturale e una nettezza di confini che l'esperienza della vita delle persone invece in nessun modo ci restituisce. Quindi ecco, questa antropologia che in qualche modo offre, dal mio punto di vista, ecco, l'opportunità di cercare una giusta distanza attraverso cui non solo osservare quanto avviene, ma creare delle relazioni significative con le persone con cui lavoriamo, sul campo che intervistiamo, con cui interagiamo, e possibilmente anche stimolare un'ulteriore costruzione di relazione, no? È quello da cui sono partito prima, cioè non solo ho cercato di ricostruire nel libro le storie di vita, le biografie complesse delle persone che vivono oggi la violenza della guerra, cercando delle strategie per non abdicare alle logiche della guerra, ma continuando invece appunto a sostenere, a coltivare delle prospettive di convivenza, di riconciliazione all'interno di quei territori. Quindi non solo raccogliere questo che arriva dal campo, ma anche operare per ulteriormente sostenere, supportare la costruzione di relazioni, di alleanze. E su questo vorrei restituirvi, non so se qualcuno era questa mattina al Polo del Novecento, credo di no, perché c'erano 120 persone, quindi non le ho focalizzate tutte, ma voi non c'eravate. E mi risuona molto con quello che diceva oggi Franco Remotti a questo convegno, un antropologo estremamente esperto, decano dell'antropologia torinese, ormai è andato in pensione da qualche anno, ma che interviene sempre molto piacevolmente in pubblico, che all'interno di questo convegno dedicato a diversità, diseguaglianze, ha introdotto con molta forza l'idea e il concetto invece di un'antropologia delle somiglianze, no? Di coltivare lo spazio della somiglianza piuttosto che quello dell'identità o dell'alterità, no? Quindi lavorare sul far emergere, cogliere una necessità, un'espressione del diritto alla somiglianza, no? Che significa evitare le logiche dicotomiche di un conflitto che ragionano per identità armate che si combattono e che costruisce, spesso produce alterità, produce diversità, e invece trovare quella che Remotti appunto ha definito una via per la convivenza nel riconoscimento reciproco delle somiglianze che integrano una componente di diversità, di differenza che viene riconosciuta,
ma che riconoscono anche appunto un comune terreno di incontro. E Remotti questa mattina diceva che se crediamo a una politica delle somiglianze, bene, in questo può trovare spazio anche un'antropologia intesa come un'arte dell'intreccio. Ha usato questa espressione molto interessante, ricostruendo anche da par suo, cosa che io non sono in grado di fare, ecco, tutta una serie di riferimenti etnografici, antropologici, molto interessanti alla importanza che in diversi ambiti sociali e culturali studiati dagli antropologi hanno sempre avuto l'arte della costruzione di tessuti e di oggetti e manufatti prodotti attraverso l'arte dell'intrecciare, no? Ecco, l'antropologia, secondo Remotti, può essere un buono strumento per allenare la nostra capacità di intrecciare e di costruire intrecci che possano sostenere proprio queste politiche, in qualche modo, della somiglianza. Quindi, ecco, come vedete, anche chi non ha letto il libro e non si è già assorbito due mie o tre presentazioni di questo libro, si capisce abbastanza chiaramente che Mir, che è una parola ucraina, russa e in molte lingue slave, che esprime un altro intreccio molto interessante, perché Mir significa al tempo stesso pace e mondo, esprime l'idea di un villaggio, di una comunità e della tranquillità e di una vita pacifica, quindi una serie di significati tra loro intrecciati. Ecco, questo libro appunto non parla della violenza della guerra, ma riflette e raccoglie, ecco, tanti punti di vista e prospettive sul significato della pace e della costruzione della pace anche in una situazione estremamente fragile e delicata, come quella della società appunto moldava, che si trova sempre insomma tirata da destra, da sinistra e con rischi di scivolamento verso una condizione di violenza legata alla guerra così vicina. Ecco, però quello che fa questo libro è offrire, diciamo, delle voci che interpretano questi sentimenti, e molte delle voci sono anonime, nel senso sconosciute, sono le persone che ho incontrato lungo questo viaggio, alcune delle quali però evocano dei riferimenti invece ad autori, intellettuali, antropologi e non solo, che su questi temi si sono espressi. E però questa la lascerei per dopo, nel senso che alcuni degli autori, forse che ho richiamato poi all'interno delle pagine del libro, possono essere delle voci che ci accompagnano dopo in un approfondimento maggiore di questi temi. Ecco, dal mio incontro con la rete degli attivisti e dei pacifisti moldavi mi viene da porti dunque la domanda di provare un po' a vedere, invece di raccontare a chi non conosce, molti conoscono molto bene, quindi diranno vabbè, lo sappiamo, ma c'è qualcuno che sicuramente non sa, ecco, che cos'è e come si è formata invece questa rete locale, quindi torniamo dalla Moldavia verso l'Italia, verso Torino, che tu questa sera in qualche modo rappresenti o ti fai Certo. portavoce, insomma, di un intreccio anche qui di realtà differenti, che però su questi temi sono molto impegnate e non da oggi, ecco. Certo. Volevo aggiungere, intanto grazie di avermi invitato per questa occasione per spiegare un attimino cos'è il coordinamento agite, com'è nato e così, raccontare della storia. A quello che hai detto sul tuo libro aggiungerei il fatto che è molto godibile, che effettivamente non è un trattato di antropologia. Raccontando storie di persone che lui ha incontrato con un'empatia notevole e quindi mettendosi dal lato di chi viene, diciamo, intervistato, in realtà chi si racconta, è appunto, è anche molto godibile, cioè si sentono, si conoscono le storie di persone che sono totalmente al di fuori dalla nostra sfera di conoscenza. Per citare un esempio, a un certo punto sei andato in Transnistria, che per noi occidentali è una specie di lager sovietico, perché appunto viene visto come un posto vicino a Putin che vorrebbe staccarsi dalla Moldavia, ma tu l'hai descritto per quello che è, ovvero un posto dove vivono delle persone che appunto in certi sono vagamente nostalgici di un passato che non c'è più, come altri del resto che non sono in Transnistria, e quindi c'è una visione un pochettino più realistica di quello che succede in quei luoghi e che a noi appare, viene raccontato in maniera totalmente diversa, con questo effetto, diciamo, dicotomico che hanno tutte le notizie che arrivano da quella zona. Però, giusto per chi non ha letto, vi invito a leggerlo perché è anche un bel libro, indipendentemente da poi ci sono pure gli approfondimenti antropologici, Questa è una effettivamente. buona premessa dell'antropologia pubblica, se non è prescritto male, No, non è facciamo che un buon servizio. Cioè, grazie, può è essere leggibile. Bene. appunto, cioè, ci sono dei trattati
trattati saggi che chiaramente sono molto tecnici, chiamiamole mattonate, ma insomma non ho detto questo, però insomma, sono molto tecnici. Questo è invece un libro molto godibile. Grazie. Ma torniamo al motivo per cui sono qui effettivamente, che è un attimino parlare del coordinamento Agite. Cos'è il coordinamento Agite? Il nome Agite è un acronimo, il nome per esteso è talmente lungo che a volte mi sfugge, devo leggerlo. È un coordinamento di cittadini, cittadine, enti, associazioni per contro l'atomica, le guerre e il terrorismo, che abbreviato, perché sennò bisognava scrivere un volantino solo per scrivere il nome, fa Agite. Una cosa. Ed è nato nel 2017. Su che spinta? Torniamo indietro a quegli anni. Nel 2017 era in corso di definizione un trattato che è piuttosto un trattato che io giudico fondamentale, che è il trattato per la proibizione delle armi nucleari, che è stato definito intorno a quegli anni, quindi nel 2017, come il primo trattato dell'ONU che cerca di abolire appunto le armi nucleari. È importante perché in precedenza ci sono altri trattati che per due ragioni è importante. Ci sono chiaramente dei trattati precedenti che hanno normato la questione delle armi nucleari, però avevano due limiti. Il primo è che in qualche modo cercavano di sistemare delle situazioni che erano già date, tipo il trattato precedente, che è il trattato di non proliferazione nucleare, che è differente, cercava di evitare che altri paesi avessero l'arma nucleare. Non riuscendoci a pieno, infatti alcuni paesi stanno continuando a sviluppare armi nucleari, per citarne, alcuni ce l'hanno ma ufficialmente non ce li hanno, e così via. Per citare due esempi eclatanti, Israele ha arma nucleare anche se ufficialmente non lo ammette, la Corea del Nord ha probabilmente l'arma nucleare anche se non lo siamo sicuri al 100%, per cui questi paesi che in realtà non avrebbero dovuto averla, in realtà ce l'hanno anche al di fuori di questo trattato. Il TPNW, ovvero il trattato di proibizione delle armi nucleari, invece ha un'ottica differente, vuole proprio abolire l'arma nucleare e lo fa con il processo che ha definito questo trattato, cercherò di essere il più breve possibile, ma è interessante proprio la storia, è diverso rispetto ai trattati precedenti perché è partita per questioni umanitarie, ovvero la Croce Rossa e altre organizzazioni umanitarie hanno detto: guardate, se scoppia una guerra nucleare noi non possiamo fare nulla, alziamo le mani, non siamo in grado di gestirla, non siamo in grado di fornire assistenza alle popolazioni colpite. Quindi bisogna assolutamente eliminarle, se no non c'è modo di risolvere un eventuale conflitto nucleare anche in piccola scala. Queste organizzazioni avevano in mente una possibile piccola scala, che era, non so se sapete, che sia India che Pakistan hanno le armi nucleari. Scoppiasse un conflitto lì, perché poi comunque la zona è piuttosto conflittuale, ci sarebbe un movimento di popolazione ingestibile da parte delle organizzazioni internazionali. E quindi le organizzazioni internazionali, sto parlando della Croce Rossa, sto parlando di tutti quelli che si occupano di supporto alle popolazioni durante le guerre, hanno spinto perché si creasse questo trattato, che ha un'impostazione fortemente umanitaria, nel senso che il trattato nasce appunto per evitare che scoppi una guerra, perché è ingestibile da un punto di vista umanitario. E inoltre cerca di risolvere un problema annoso, che è quello di ripagare le popolazioni che le armi nucleari l'hanno già provate sulla loro pelle. Non si parla solo dei giapponesi di Hiroshima e Nagasaki, che chiaramente, ma si parla anche delle popolazioni che hanno subito gli esperimenti nucleari, che sono comunque tante. Tante popolazioni stanno ancora subendo. Questa è una lunga parentesi per dire che in quel periodo lì c'era in corso all'ONU questo dibattito per la definizione del trattato, a cui l'Italia non ha proprio partecipato, ha fatto finta di niente. Il coordinamento Agite è nato da associazioni locali con l'obiettivo di spingere le istituzioni, l'Italia, a partecipare alla discussione per questo trattato. La discussione per questo trattato, malgrado il non intervento dell'Italia, è comunque continuata. Il trattato è stato approvato intorno al 2017, è entrato in vigore nel 2021, a fine gennaio del 2021, perché l'hanno sottoscritto più di 50 stati, quindi il trattato attualmente in vigore. Chiaramente l'Italia non ha partecipato né al processo di definizione né ha approvato il trattato.
Perché non l'ha approvato il trattato? Perché il trattato prevede che il paese che lo ratifica si liberi totalmente delle armi nucleari. Non solo le sue, perché l'Italia non ha per fortuna armi nucleari proprie, ma anche quelle che ospita nel proprio territorio. E invece qui sì, abbiamo armi nucleari ospitate, armi nucleari degli Stati Uniti ospitate qui in Italia, a Ghedi e di Aviano, se non vado errato, poi forse ce n'è qualcuna anche da qualche altra parte. Le voci dicono che sono una trentina, però appunto nessuno, non ci sono numeri ufficiali chiaramente. Quindi il coordinamento agite è nato a partire da una serie di associazioni del territorio, per queste associazioni intendo appunto sia piccole che grandi, per spingere sia a livello locale ma possibilmente con una proiezione nazionale l'Italia a firmare questo trattato. In questa nascita si è ispirata a una campagna nazionale lanciata dalla Rete Italiana Pace e Disarmo, che è la campagna Italia Ripensaci, e in quel contesto queste associazioni si sono messe insieme e hanno cominciato a parlottare fra di loro. Che significa parlottare fra di loro? Significa che una volta che ci si è trovati per quello scopo, quindi stiamo parlando di associazioni, alcune associazioni hanno proprio come loro principio fondatore il fatto di lavorare per la pace e la non violenza, altre un po' meno, però tutte si sono riunite in questo obiettivo. Visto che si era riusciti a fare questo, ho detto ma perché non allarghiamo gli obiettivi e oltre all'atomica non parliamo anche di guerre e non parliamo anche di terrorismi? E poi in questo processo è nata Agite, che tra alti e bassi sopravvive dal 2017, quindi adesso facciamo 7 anni. Perché dico in alti e bassi? Perché non è chiaramente facile coordinarsi, fare realtà molto diverse, che magari hanno soltanto un punto in comune, che è questo delle armi nucleari, ma su altri temi hanno una visione totalmente opposta del mondo. Stiamo parlando di organizzazioni, sia organizzazioni culturali che anche organizzazioni politiche, perché ci sono anche organizzazioni politiche all'interno di Agite. E quindi in questi 7 anni abbiamo organizzato convegni, abbiamo organizzato attività, abbiamo organizzato fiaccolate, presidi, tutta una serie di cose, con l'obiettivo, il primo obiettivo, quello di sensibilizzare su questo trattato che nessuno conosce, nemmeno in TV, non viene citato rarissimamente, e poi anche per sensibilizzare sul tema della guerra e della non violenza. Con l'inizio della guerra in Ucraina tutto questo è diventato più impellente, nel senso che se prima la guerra nucleare era una lontana teoria, con l'inizio della guerra in Ucraina e quindi l'impegno in guerra direttamente in una potenza nucleare, il rischio dell'utilizzo di armi nucleari è diventato più impellente. Infatti un indicatore di questo è il fatto che l'orologio dell'Apocalisse, che è un orologio che gli scienziati hanno definito per vedere qual era, per cercare, per dare un'immagine più precisa della pericolosità della situazione del mondo, è avanzato di qualche minuto, siamo a un minuto e qualcosa prima della mezzanotte, che significa l'apocalisse, quindi ci si è avvicinati di un buon mezzo minuto, forse anche di un minuto a questo. Quindi che è successo? Noi come Agite avevamo una rete di associazioni che lavoravano sul tema principalmente sul tema dell'atomica, ma anche sul tema della guerra e della non violenza. C'era la possibilità di farsi, di lanciare un'iniziativa più costante, che sono le presenze di pace che facciamo tutti i sabati, per cercare appunto di mantenere vivo il dibattito sulla pace e sulla non violenza e soprattutto segnalare eventuali derive che sono sempre più presenti, nel senso che in queste ne abbiamo fatto adesso il prossimo sabato siamo alla 104esima presenza di pace, abbiamo fatto 100, sono 2 anni, con tutte le settimane, con qualche eccezione, forse 1 o 2 eccezioni, a partire dall'inizio della guerra in Ucraina, ci troviamo un'oretta tutti i sabati, normalmente in piazza Carignana, a volte anche in piazza Castello, per discutere dei temi della pace. Uno si potrà chiedere, ma per 100 volte di cosa avete discusso? Sembra strano, ma c'è tanto da discutere. Perché non c'è solo il conflitto in Ucraina, di recente è spuntato fuori i problemi in Medio Oriente che stanno diventando
che hanno preso la ribalta rispetto al conflitto in Ucraina, che comunque continua ad esserci, e poi ci sono una miriade di piccoli conflitti con gente che muore e comunque vive, che è costretta a spostarsi, che sono comunque attivi nel resto del mondo. Quindi la guerra in Ucraina ci ha consentito di accendere un faro su tutta una serie di conflitti che in realtà nel resto del mondo continuano ad esserci. Certo. Forse mi sono allungato un po' troppo. Assolutamente no, così riusciamo a, certo, a passarci parola. E quindi in questo momento l'attività principale del coordinamento Egite è organizzare queste presenze di pace, in cui è un'occasione per discutere e interscambiare su queste tematiche, che non è solo il tema della guerra, ma tutti, ci sono anche in molti casi i temi correlati alla guerra, che sono le migrazioni. Per esempio abbiamo fatto un collegamento con Cutro quando c'è stato il disastro di Cutro. Il tema sabato prossimo sarà dedicato a Julian Assange, che è un giornalista, non so se sapete la sua storia, comunque è un giornalista australiano che sta in carcere da diversi anni perché ha fatto il suo lavoro, ovvero ha reso pubblico dei documenti secretati dell'esercito statunitense in cui si dimostrava che attacchi ai civili all'interno dell'Iraq, che appunto cose che chiaramente l'esercito statunitense non voleva che si sapessero. Lui adesso sta in carcere in Inghilterra. In questi giorni verrà il tribunale britannico, dirà se consentire o no alla sua estradizione negli Stati Uniti. L'estradizione negli Stati Uniti lui rischia la morte o come minimo la prigione a vita, e quindi c'è in atto una campagna internazionale per cercare di evitare che venga perlomeno estradato dalla Gran Bretagna. E niente, questo è solo per dare un'idea. Chiaramente qui entriamo in un campo, certo, enorme, che effettivamente ha anche implicazioni da un punto di vista di vissuto personale, per cui certo, magari ne parliamo, certo, al prossimo giro. Oh, grazie Giorgio. Allora, se ti va bene in questo rimpallo di parola e di dialogo, proviamo adesso a fare tutti e due, insomma, ciascuno per la propria parte, un ulteriore passo, partendo, diciamo, da queste nostre diverse ma complementari esperienze, per provare ad argomentare, insomma, attorno ad alcuni dei temi che si intrecciano, tanto io amo usare questa metafora, attorno e attraverso i temi che discutiamo questa sera. E vorrei farlo partendo, diciamo, di nuovo da un paio di riferimenti al libro, ma uscendo dal campo etnografico moldavo, perché, come vi dicevo, io ho provato a far dialogare all'interno di queste pagine anche appunto la dimensione, se vogliamo, aneddotica dell'incontro e di anonimi interlocutori che condividono parte della propria esperienza di vita con quello che invece è il pensiero e la riflessione di autori che da varie prospettive hanno offerto a tutti noi delle riflessioni che tornano forse utili per decostruire, ecco, alcuni concetti, libertà, neutralità, confini, che vengono spesso evocati, diciamo, per spiegare le guerre o per costruire delle prospettive anche di opposizione alla violenza e di immaginazione di futuri altri possibili, auspicabili, che si allontanino dalla inevitabilità della violenza della guerra. Uno dei concetti che mi stanno più a cuore, su cui vorrei soffermarmi, è proprio quello di confine, perché mi permette di argomentare sulle costruzioni e la ragione della costruzione del conflitto, della guerra, per ragioni di confine. Sulla quarta di copertina del mio testo, quando mi è stato chiesto di scegliere appunto un passaggio significativo, ho proprio indicato diciamo una connessione tra violenza e confine come base di questo ragionamento, e lo stralcio che è stato scelto è appunto uno stralcio che dice: si possono abolire i confini? Cominciamo a non considerarli sacri, non uccidiamo per violare un confine, non uccidiamo per difenderlo. Che è in realtà una riflessione alquanto banale, se vogliamo, alla luce del fatto che siamo nel 2023 e abbiamo voci che arrivano da un ormai lontano passato che avevano già indicato molto chiaramente come alla base della costruzione della guerra moderna
attuata dagli stati-nazione vi sia proprio il problema della sacralità della nazione circoscritta da confini che tagliano il territorio, ma al tempo stesso creano delle cesure appunto nelle relazioni invece molto più fluide, mescolate e intrecciate delle vite delle persone che vivono nelle aree di frontiera. E a tal proposito molto più originale è la voce di Victor Hugo, che nel 1869, quindi molto ma molto ma molto prima di me, e in modo molto migliore evidentemente, al Congresso per la Pace di Losanna diceva: la prima delle schiavitù è il confine. Chi dice confine dice vincolo. Tagliatelo, cancellate il confine, togliete il doganiere, togliete il soldato, in altri termini siate liberi. La pace verrà. A chi interessano i confini? Ai re. Dividere per regnare. Un confine implica una garitta implica un soldato. Non si passa. Formula di ogni privilegio, di ogni proibizione, di ogni censura, di ogni tirannia. Da questo confine, da questa garitta, da questo soldato nascono tutte le calamità umane. E in effetti questo riferimento, no, all'oltrepassare il confine, al divieto di oltrepassare il confine, la mia riflessione mi ha permesso anche di tenere insieme la dimensione della guerra, della ricerca della pace, con la dimensione della mobilità. No? Tu prima hai evocato Cutro, io in realtà, se posso, come dire, rivendicare un'esperienza di ricerca, non ce l'ho in realtà né sulla violenza della guerra e né ancora sulle prospettive di un'antropologia della pace, che però mi piacerebbe insieme a voi contribuire un po' a costruire, a definire, visto che non esiste come campo di studio esattamente, ma un po' di esperienza c'ho proprio nell'antropologia delle migrazioni. Io ho 20 anni che mi occupo di movimenti migratori nel Mediterraneo, nei Balcani, nell'Europa orientale, e mi è molto chiaro il nesso tra la violenza della guerra, l'aspirazione della pace e la mobilità umana, la mobilità delle persone che come migranti, come richiedenti asilo, come rifugiati, come migranti irregolari, variamente categorizzati dagli altri, ma se guardiamo l'autorappresentazione, l'autonarrazione di queste persone, sono molto spesso persone appunto in fuga da condizioni di mancanza di pace e di violazione dei propri diritti che si muovono mossi da un'aspirazione verso un futuro di pace, no? Quindi ecco, il confine permette anche di parlare di coloro i quali transitano il confine, e quindi della violenza, certo, di oltrepassare con la violenza e con un esercito un confine, ma anche di difendere in modo armato un confine dal passaggio invece pacifico delle persone che da lì dovrebbero passare per raggiungere appunto un luogo sicuro. Ecco, quindi una prima dimensione interessante secondo me è questa, che evocando, diciamo, il confine come categoria centrale ci invita anche a riflettere proprio sulla forma dello Stato e della sua connessione con la violenza della guerra, no? Nelle nostre conversazioni informali mi chiedevi anche di vedere, ecco, se c'era qualche connessione tra l'antropologia e la riflessione su guerra e pace nelle società tradizionalmente studiate dall'antropologia, no? Nell'ambito non euro-americano, ma come fosse pensato in qualche modo la violenza della guerra e l'aspirazione della pace in altri contesti culturali. E mi ha molto colpito nuovamente questa mattina, scusate i continui riferimenti, ma ho ascoltato con attenzione il professor Remotti, quindi il fatto che questa mattina, proprio parlando di questi temi, che erano i temi anche del convegno, Remotti evocasse una serie di studi etnografici classici, quindi di antropologia novecentesca, in società prive di Stato, come venivano definite all'epoca, quindi società con organizzazioni sociali e politiche non inesistenti, ma organizzate in forme diverse da quelle dello Stato, spesso evidentemente in gruppi piccoli e attraverso delle economie tradizionali e rurali, questo certamente sì, però che non si erano date forma di Stato e che nella gestione del conflitto avevano sperimentato un istituto, questo tipicamente direi proprio antropologicamente di interesse antropologico, no? Sembra una bizzarria, ma invece è molto interessante, che è quello del matrimonio col nemico. Matrimonio col nemico. Cioè una serie di società dove, una volta preso atto di un conflitto apparentemente insanabile con un altro gruppo di popolazione, quando erano venute meno le altre possibilità di mediazione, quando quelle somiglianze evocate parevano lasciar presagire null'altro che lo scoppio della violenza e della guerra, queste popolazioni risolvevano il conflitto
attraverso questo istituto, cioè del trovare collettivamente, non individualmente, la possibilità di sposarsi con il nemico, di creare famiglie con il nemico e di procreare una nuova generazione figlia di entrambe queste comunità, no? Questo l'amore non la guerra, diciamo. Beh, espresso in termini antropologici e remottiani, ma e questa pratica è stata trovata non come una bizzarria di un magari singola comunità, ma come una ricorrenza dalle isole del Pacifico all'Oceania, al continente oceanico, l'Australia, nella zona amazzonica, quindi America meridionale, in zone dell'Africa. Quindi una costanza, diciamo, di un modello che in qualche modo assume in modo radicale non l'assenza di conflitti, non l'assenza di conflitti, ma un tentativo di risoluzione del conflitto che non passi attraverso l'atto dell'uccidere e la violenza perpetuata per soggiogare il nemico, di cui si riconosce, ecco, la non identità, no? Cioè non si dice che noi assorbiamo l'alterità del nemico, ma in questo riconoscimento di un certo grado di somiglianza non sufficiente a garantire la pace e quindi che potrebbe sfociare nella violenza, si risponde con un atto radicale di superamento di questa possibilità della violenza e nella costruzione in qualche modo dell'interiorizzazione, no? Anche dell'alterità del nemico. E questa mi è sembrata appunto una riflessione interessante che situa in qualche modo la necessità del conflitto come parte della vita sociale di ogni comunità, dotata o meno di Stato, ma in qualche modo una soluzione creativa, quella che veniva portata, di società che non hanno a che fare con un vulnus apparentemente insuperabile, cioè che quando lo Stato invece si forma, e si forma con il meccanismo della sovrapposizione tra il concetto culturale di nazione e quella della dimensione invece giuridica e politico dello Stato, quei confini che si possono superare anche con questa creatività culturale di un matrimonio con il nemico vengono in qualche modo bloccati da un ostacolo che è quello appunto di una sacralizzazione del confine e di un'idea di libertà che passa dall'idea della salvaguardia e della protezione sacra di questi confini che separano le comunità. E quindi concludo questo secondo passaggio citando un altro autore che a me sta molto a cuore, che uso parecchio in questo libro, invece in questo caso è proprio un antropologo, non è Victor Hugo o qualcun altro, è un antropologo che si chiama David Graeber, che è molto noto per le sue passioni anche, diciamo, verso appunto un'analisi culturale dei movimenti dal basso, delle forme diciamo di società che hanno sperimentato la dimensione di un'organizzazione anarchica e dell'anarchia come oggetto di studio anche dell'antropologia, che però in una sua opera non dedicata a questo tema ma dedicata a una ricostruzione del concetto di libertà e delle libertà nella storia delle culture delle società umane, un'opera ponderosa che magari c'è qua alla libreria Trebisonda da qualche parte, che si chiama L'alba di ogni cosa, un libro meraviglioso che vi consiglio, anche se è bello spesso, riflette appunto sulle tre libertà fondamentali dell'essere umano che sarebbero andate perdute proprio nel momento dell'emersione della forma dello Stato-nazione, del predominio di questa forma di organizzazione politica, che avrebbe invece cancellato, in qualche modo, sovrascritto con la sacralità appunto dello Stato-nazione, queste tre forme di libertà. Le tre libertà a cui ci riferiamo, scrive Graeber, sono la libertà di spostarsi, la libertà di disobbedire e la libertà di creare o trasformare i rapporti sociali. Ecco, questo intreccio di queste tre libertà io le riconduco nel mio libro all'esperienza della diserzione e sottolineo come tra le figure più illuminanti che ho incontrato durante il mio viaggio siano state quelle di giovani uomini, ucraini e russi, che hanno trovato in Moldavia, paese che a differenza di altri non ha negato l'ingresso a coloro i quali hanno rifiutato di andare al fronte nella Federazione Russa o in Ucraina, ecco l'esperienza di persone che proprio attraverso l'atto della diserzione, del rifiuto e della fuga, hanno espresso, dal mio punto di vista, questo intreccio di tre libertà, no? La libertà di spostarsi, perché certamente hanno esperito questa scelta attraverso un allontanamento
dall'area della violenza, una disobbedienza all'ordine ricevuto e anche una creatività nel pensare rapporti sociali differenti di una società che forse è proprio quella per cui, no, anche le reti del pacifismo e delle associazioni non violente lottano, no? In cui questa scelta diventa una scelta creativa e di rinnovamento dei rapporti sociali. Ora, di fronte a questa scelta, dei miei principali interlocutori in Moldavia, Vitalij Spriceana, che cito volentieri tutte le volte perché è appunto un attivista, un pacifista locale, dopo aver celebrato, diciamo così, no, un'idea diversa di coraggio, di cui adesso vi vado a leggere una riga, invita anche tutti noi a riflettere sul nesso tra questo tema è la dimensione proprio educativa, dell'educazione a una cultura di pace, che sarebbe poi, diciamo, il gancio che vorrei porti per ripassarti la parola. Ma vi leggo alcune parole di Vitalij Spriceana, che è un attivista moldavo, che troverete nelle pagine del libro se avete voglia di leggere. E Vitalij mi dice due cose in questa nostra chiacchierata molto interessante. La prima è questa. In questa guerra, come del resto in tutte le altre, mi dice, la propaganda bellica è riuscita a snaturare persino il significato di parole come coraggio. Se un atto di coraggio nascondersi con un lanciarazzi dietro un muro per colpire un carro armato, sicuramente è un gesto di coraggio infinitamente superiore e più grande uscire con fiori, libri, argomentazioni, idee e frapporsi tra quello con il lanciarazzi e quello con il carro armato e convincerli che hanno bisogno di parlare, negoziare le loro divergenze, riconciliarsi e cercare modi per non uccidersi. E al mio, diciamo, dialogo con lui, in cui riflettevamo, no, su quanto questa visione scivolasse o avesse a che fare con una visione utopica, no, o di costruzione di futuri utopici, Vitalij mi risponde che siamo tutti collettivamente chiamati a costruire futuri, no, a impegnarsi, e questo passa attraverso un impegno intergenerazionale, no? Che non può essere risolto con un respiro breve o corto, ma che passa attraverso un ripensamento complessivo del modo con cui cresciamo, interagiamo con le nuove generazioni. Credo che di nuovo qui agite, no? E anche il mio ruolo di insegnante all'università possiamo essere chiamati in causa, no? E Vitalij di nuovo mi dice, purtroppo, nonostante l'attenzione di cui godono alcune figure di movimenti non violenti, i principi del pacifismo non sono seriamente esaminati o insegnati quasi da nessuna parte nelle scuole e nelle università del mondo, specialmente se facciamo un confronto con l'attenzione che prestiamo alla storia delle guerre, agli eroi militari e alla visione dominante che le garanzie più importanti per la pace siano i preparativi e le minacce di guerra. E appunto mi sono sentito molto chiamato in causa perché mi sono reso conto che anche io all'università ho tutto il mio percorso dell'antropologia che ho praticato pensando che si trattasse effettivamente di educazione alla pace, però il tema non emerge in modo chiaro, non ci sono corsi così denominati e che hanno questo come obiettivo formativo nei confronti delle studentesse e degli studenti, e per quello che vedo, la mia compagna insegna in una scuola secondaria, insomma non è un problema solo dell'università ma di un percorso complessivo, ho anche due figlie, una alle elementari, una alle medie, quindi più o meno copro tutto l'arco del nostro percorso formativo istituzionalizzato dalla scuola e dall'università, e mi sembra che quello che denuncia Vitalij per la Moldavia possa valere anche per noi. Quindi io qua ti ripasserei la parola, sì, perché ecco, in tutto questo che cosa puoi dire, che cosa può dire Agite, che cosa puoi dire della tua esperienza e magari anche qual è stato invece un percorso possibile che ha avvicinato te a questi temi, che può avvicinare altri, che possiamo trasmettere con un impegno magari congiunto proprio all'università o nelle scuole. Io domani andrò a presentare questo libro qua vicino al Liceo delle Scienze Umane Regina Margherita, poi in un istituto tecnico a Mirafiori, quindi magari anche usando, no, una bibliografia degli autori e dei testi si può accedere, no, a uno spazio educativo, formativo di confronto con molte generazioni, tra cui quelle più giovani, con cui ecco la rete Agite potrebbe trovare un campo di azione ulteriore. Certo, ma qui si apre un mondo, nel senso, non so nemmeno da dove cominciare. Questo può essere qualcosa con cui poi coinvolgiamo anche chi è presente. Cominciamo dalla parte, una delle ultime cose che hai detto, che hai parlato di disertori. Disertore è un concetto da prima guerra / seconda guerra mondiale, certo,
in questo momento si tende più a parlare di obiettori di coscienza. Certo. Dove questa istituzione è prevista? L'obiezione di coscienza consente alle persone che obiettano di non prendere le armi perché la loro coscienza glielo impedisce. In Italia l'obiezione di coscienza non è che sia recente, la legge sull'obiezione di coscienza, abbiate pazienza se non sono tanto precisa, ma è a delle fine anni 70, inizio anni 80. In precedenza chi si dichiarava obiettore di coscienza finiva in galera, tendenzialmente nella prigione militare, e a Torino ci sono, volendo si può sentire questa storia, la si può ancora sentire raccontare da persone che hanno effettivamente fatto questo percorso. Perché è importante l'obiezione di coscienza? Perché di fatto è uno degli strumenti che consentono di rompere l'ottica militare, perché se mancano i soldati non si riesce a fare la guerra. Per cui in Italia è stata combattuta molto l'obiezione di coscienza, tant'è vero che Don Milani, che è stato una persona che ha preso posizione rispetto a questo tema, ha dovuto subire un processo perché ha semplicemente detto che l'obbedienza non è una virtù, scrisse. Con questa sua espressione metteva in crisi tutto l'ordinamento militare che si basa sull'obbedienza. Nel momento in cui mette in discussione che obbedire non è una virtù, mette in crisi l'ordinamento militare, infatti è stato processato per questo. Sarebbe stato probabilmente, il processo non avrebbe avuto seguito, purtroppo nel frattempo lui è morto, per cui non è stato chiuso il processo. Per cui l'obiezione di coscienza è fondamentale perché toglie possibili soldati dal fronte, e questo significa che le guerre si smonterebbero da sé. È in atto una campagna, diverse campagne internazionali per la protezione degli obiettori di coscienza. Gli attuali paesi in guerra non prevedono la possibilità dell'obiezione di coscienza in maniera esplicita, sto parlando dell'Ucraina, della Russia. Lo stesso Israele non norma l'obiezione di coscienza, per cui chi non va richiamato, non va a combattere, si fa 30 giorni di galera, e perché si protraggono fin quando non decide di andare a combattere. Per cui l'obiezione di coscienza, che è equiparato a un diritto umano, appunto, quindi la legislazione internazionale prevede che sia equiparata a diritti umani fondamentali, in realtà in molti paesi non è prevista, e in questo momento non è prevista nei paesi che sono implicati direttamente in delle guerre. Noi possiamo agire nel fatto che, per esempio, l'Unione Europea non sta dando asilo politico agli obiettori di coscienza russi, per cui ci sono delle situazioni di gente che combatte per i diritti umani, per l'obiezione di coscienza, che non riesce a ricevere l'asilo politico in paesi europei tipo la Lituania. Per esempio c'è il caso abbastanza eclatante di un'attivista bielorussa, mi sfugge come si chiama, ma si trova facilmente, che non sta avendo difficoltà ad ottenere l'asilo politico, e quindi rischia di dover tornare in Bielorussia con quello che si rischia a tornare in Bielorussia per degli attivisti. Quindi l'aspetto dell'obiezione di coscienza è strategico e fondamentale. L'altro discorso che secondo me è fondamentale da un punto di vista educativo è interrompere la tendenza, questa tendenza di far entrare la cultura militare nelle scuole. E ormai, diciamo, capita ormai abbastanza spesso si va dalle cose più eclatanti, tipo quella di fare una presentazione dell'esercito alla scuola, una scuola, un asilo in Sicilia con tanto di giubbotte di proiettili, antiproiettile indossati da bambini, fino alle cose più, diciamo, più fini ma comunque pericolose, tipo il fatto che, per esempio, Leonardo, che è un'industria militare, benché non lo ammetta tanto spesso, finanzia tutta una serie di questioni legate alla formazione e all'istruzione, per cui chiaramente possiamo dire che quella formazione lì è una formazione, chiamiamola militarista, perlomeno, diciamo, buttata in quel tipo di cosa. Quindi e per questo ci sono dei coordinamenti di insegnanti che denunciano questo tentativo di ingresso
dell'ottica militare delle scuole, che in realtà può essere anche un indicatore del fatto che si tende a militarizzare una società. È di qualche giorno fa l'intervento di uno dei capi della NATO che diceva: preparatevi perché entro 20 anni dobbiamo combattere una guerra con la Russia. Siccome non è un personaggio di secondo piano, vuol dire che quegli ambienti lì stanno pensando a questa cosa, che poi, e quindi vuol dire che si stanno preparando a questa cosa, e quindi la società civile deve in qualche modo impedire che una società che è pacifica fondamentalmente si prepari ad affrontare una guerra e faccia di tutto per impedirla. Questa è un pochettino un'altra, certo, un'altra cosa che, su cui è importante. Un ultimo aspetto, e poi se no effettivamente mi dilungo un po' troppo, come si fa a passare questa cosa alle nuove generazioni? Non ho in realtà purtroppo non ho una risposta facile. Io posso dire cosa è servito a me è servito fare l'esperienza che nella maggior parte dei casi un approccio non violento alla risoluzione del conflitto è molto più risolutivo dell'approccio violento. Questo è dimostrato anche scientificamente, cioè c'è qualcuno che si è preso la briga di elencare tutti i conflitti che ci sono stati negli ultimi 200 anni e da un punto di vista di quanto sono stati risolutivi, cioè dividendoli tra conflitti armati e conflitti risolti in maniera pacifica, e dimostrando che nella maggior parte dei casi i conflitti risolti in maniera, diciamo, non armata hanno risolto il conflitto più, diciamo, più profondamente ed hanno portato a una situazione migliore rispetto a quella iniziale, mentre quelli armati normalmente si portano dietro decenni e decenni di conflitti secondari. Per dare forza a questa idea basti pensare che la prima guerra mondiale si è portata dietro la seconda si sta portando dietro ancora tensioni che sono ancora lì, che non sono state ancora risolte, e così via. Quindi i conflitti armati si portano dietro decenni e decenni di tensioni, tant'è vero per esempio l'ex Jugoslavia sono anni che cercano di in qualche modo pacificare una popolazione che era in precedenza era pacificata, poi è stata in qualche modo portata a combattere etnicamente e quindi con migliaia di morti, e adesso tutta la comunità, la pressione di tutta la comunità internazionale è a pacificare questo tipo di situazione, che non è semplice, per cui ad ogni guerra seguono decenni e decenni di conflitti che sono di difficile risoluzione. L'unico esempio di un conflitto pesante che in realtà ce ne sono due, che mi sento di citare in quanto risolto, è il Sudafrica di Mandela, ma lì c'era Mandela che era una mente superiore oggettivamente, che è riuscito a pacificare una situazione terribile, per cui appunto c'era il rischio che una volta finito il regime di apartheid c'era il rischio che la maggioranza nera trucidasse la minoranza bianca o viceversa. Lì invece in realtà è stato pacificato con un sistema che viene ancora studiato a distanza di anni. A quanto pare, adesso lì bisogna approfondire un po' meglio, ma una cosa molto simile è successa in Mozambico, grazie che si è pacificato con un grosso supporto della comunità di Sant'Egidio, fra l'altro, in quel caso, e quindi anche lì decenni di guerra civile si sono pacificati attraverso un lavoro capillare nelle singole comunità che andrebbe studiato oggettivamente, così come andrebbe studiato tutti i conflitti che si sono risolti in maniera non violenta nella storia. Ultima cosa e poi metto qui. Due sabati fa ho accompagnato un amico nella presentazione di un suo libro, uno storico, che ha scritto una storia su come i danesi sono riusciti a salvare gli ebrei danesi senza sparare un colpo, cioè sono riusciti ad opporsi a una delle dittature più sanguinarie della storia mettendo in salvo la gran maggioranza degli ebrei danesi, perché non hanno accettato di consegnarli ai tedeschi e quindi li hanno fatti scappare in Svezia. Per cui c'è tutto, storicamente è interessante
quel tipo di processo, perché ha dimostrato che quando la popolazione in qualche modo non segue gli ordini, si possono fare delle grandi cose. In quel caso 7.000-8.000 ebrei daneti sono usciti a scappare in Svezia sotto il naso delle SS e dei soldati tedeschi. Quindi queste cose secondo me andrebbero esaminate e insegnate, perché danno uno una speranza e due la possibilità di vedere il mondo da un punto di vista diverso, che non è semplicemente la guerra piuttosto che la storia scritta dai più da chi vince, perché certo. In molti casi in questo momento. Grazie Giorgio. Allora, sono le 7:10, abbiamo fatto il nostro con i nostri due giri perché abbiamo preso un'ora. Prima che venga troppo tardi, se siete d'accordo, se qualcuno ha domande, commenti, suggestioni, lascerei circolare la parola anche al di là del divanetto. Certo. Quindi sia domande di approfondimento, sia commenti, critiche, punti di vista difformi sono sempre benvenuti, e se no poi andiamo già verso le conclusioni, perché abbiamo, insomma, non vogliamo abusare della vostra pazienza. Quindi cederei la parola a voi se avete qualche commento o domanda. Nel frattempo io invece faccio una cosa tattica, che è chiedere a Malvina la generosità se posso passarti il telefono e se ci fai una foto da là dietro mentre... Hai già fatta, allora sei fantastica. Anche col pubblico da là dietro, ma senza che si vedano, perché è giusto che... la privacy sia tutelata, ma ecco, farmi filmare la liberatoria, perché se non c'è nessuno poi i nostri amici diranno ma eravate soli, solo Malvina vi ha ascoltato per un'ora, invece no, cioè, c'è anche pubblico, c'è anche... Eccoci qua, allora diteci se avete qualche domanda, richiesta di approfondimento, siamo qui per voi, sia sull'antropologia che non, su qualunque tema pertinente. Si guardano qua. Ma dunque, facciamo qualche riflessione così, poi vediamo se c'è anche la domanda. Va bene. Ok, adesso per te. Allora, ci sono anche delle premesse comportamentali legate a come funziona l'uomo, no? Nel senso che l'uomo è altruista all'interno di piccoli gruppi o comunque di gruppi di suoi simili, diventa poi un po' antagonista nei confronti invece dei gruppi dissimili. Quindi sicuramente cercare di trovare i punti in comune rispetto alle differenze può essere un modo per evitare i conflitti, o comunque evitare che certe tensioni degenerino, no? Ok. D'altra parte, anche la questione poi di evitare le guerre e quindi evitare la violenza vuol dire che ci sono comunque due parti tendenzialmente, una che magari è più pacifista e l'altra, cioè nel senso, nel momento in cui l'altra non accetta di parlare e di fare queste cose, prima decide di usare il linguaggio della violenza, cosa si fa? Anche per quanto riguarda la bomba atomica, per dire, nel senso, ok, adesso c'è una situazione di equilibrio, perché più o meno entrambi gli schieramenti sono una bomba atomica. Ipotizziamo anche che firmino tutti quanti d'accordo di questo mondo e dicono ok, mettiamo via la bomba atomica. Uno, devono essere poi rispettati. Due, nel momento in cui uno dice no, non lo voglio rispettare, non lo voglio farlo, cosa fai? Grazie. Questa responsabilità. Prego. Io. Allora. Questa domanda si può rispondere a vari livelli. Cito Enrico Peretti, che ci delizia della sua saggezza diverse volte i sabati mattina, che lui è, diciamo, un esperto del concetto di vittoria. Mi spiego. Ha scritto un libro sul fatto che la vittoria è un concetto falso. E quando si fanno una guerra, normalmente l'obiettivo è quello di vincere, di avere la vittoria finita. Il concetto di vittoria in un'era nucleare è totalmente senza significato, perché vincere con un'arma nucleare significa distruggere il nemico, ma distruggere anche se stessi. Quindi quando si parla di vittoria in questo contesto si sta dicendo una cosa che in realtà da un punto di vista reale non esiste. Cioè, questo smonta tutta una serie di retorica che sta dietro la guerra, perché
una parte consistente delle guerre è retorica dell'altro, cioè l'altro, il nemico, che deve essere ucciso perché se no uccide noi. Seconda suggestione, quindi in un'era nucleare la vittoria è impossibile. Seconda suggestione, ci sono una serie di esempi storici in cui delle popolazioni invase sono riuscite a farsi disinvadere, cioè a liberarsi dall'invasore attraverso forme di resistenza non violenta. Per resistenza non violenta non intendo dire che, come dire, mettevano i fiori nei loro cannoni o cose di questo genere, cioè tutti atti di resistenza non violenta, ovvero un occupante non può controllare una società occupata in maniera totale. Se la popolazione non collabora, dopo un po' l'occupante deve per forza andarsene, perché se no gli costerebbe troppo mantenere il controllo su una popolazione che si ribella. Non è che deve sparare, ma si ribella, per esempio non va più a lavorare, non produce sostentamento per i soldati. E qui ci sono vari esempi storici. Viene citato spesso, qui scusatemi ma non sono un esperto, ma viene citato spesso il caso dell'occupazione francese. Tra la prima e la seconda guerra mondiale i francesi hanno occupato una regione della Germania di cui avevano bisogno per le risorse minerarie. La popolazione tedesca in quel caso si è ribellata, ha fatto resistenza passiva, tanto che i francesi a un certo punto sono dovuti uscire da questa occupazione perché gli costava molto di più stare lì che quello che riuscivano a ottenere con l'estrazione mineraria. Esempio. Ho citato l'esempio della Danimarca. Nel momento in cui la Danimarca si è ribellata in maniera non violenta ai tedeschi, in quel momento lì gli avranno dato degli inetti, dei paurosi, non viene la parola, comunque, perché non hanno combattuto contro i tedeschi che li hanno invasi. Il re danese, vista la sproporzione delle forze dell'esercito danese rispetto all'esercito tedesco, ha deciso di capitolare, quindi di arrendersi e di tenere di tenersi fuori dalla guerra mondiale perché si è arreso ai tedeschi. Ai tempi secondo me è stato considerato un codardo, non mi viene la parola, però ha risparmiato alla sua popolazione infinite sofferenze, oltre a consentirgli di salvare i propri ebrei, che poi era, lo so perché ho appena letto il libro di questo amico storico che ha raccontato questa storia. Però questa storia, come dicevo, non viene insegnata. Così come so di resistenza non violenta in Norvegia, so di, appunto, ci sono le forme per fare in modo che un esercito occupante, se la trovi lunga, ad occupare un paese. È chiaro che ci vuole una popolazione cosciente, preparata, e così come si organizzano gli eserciti, anche una resistenza non violenta deve essere organizzata. Poi non so, altre suggestioni, anche lì i casi sono tanti, solo che chiaramente non ci sono nei libri di storia, e questo è un grosso limite oggettivamente. Chi si è preso il mal di pancia di esaminare tutti i conflitti che ci sono stati negli ultimi 200 anni ha stabilito in maniera scientifica che i conflitti armati normalmente non hanno risolto il problema che li hanno generati, anzi hanno creato una situazione peggiore dal punto di vista hanno creato una situazione peggiore rispetto al momento in cui sono cominciati. Tutto questo dovrebbe già essere sufficiente per ridefinire il punto di vista rispetto alla guerra. Aggiungiamo, e questo è l'asso, è che in questo momento, in un'epoca nucleare, la guerra ci può condannare all'estinzione, no? Per cui solo questo dovrebbe farci ripensare un attimino quello che è, ed è uno dei motivi per cui la guerra in Ucraina tanto preoccupa gli europei, perché di guerre ce ne sono, come dicevo, più di 50, ho sentito dire, in tutto il mondo. Una guerra in cui è coinvolta una potenza nucleare è più preoccupante perché virtualmente quella potenza nucleare potrebbe utilizzare l'arma nucleare in qualsiasi momento. Ha fatto molto discutere
la minaccia da parte di un ministro israeliano di utilizzare la bomba atomica a Gaza. Questo implica, cioè, questo implica due cose. Uno, che Israele l'arma nucleare è stata la prima volta che l'ha messa ufficialmente. E due, che è una follia, perché chiaramente se butti una bomba su Gaza ammazzi tutto il sud di Israele, cioè non è che la cosa si ferma lì, no? Per cui anche soltanto l'idea dovrebbe far venire a miti consigli qualunque potenza militare diciamo che ha velleità di occupazione militare rispetto agli altri. La popolazione può fare molto per fare resistenza e poi soprattutto dobbiamo lavorare affinché noi, le nuove generazioni, riusciamo ad avere un'ottica per cui cerchiamo di risolvere i problemi con i conflitti che ci sono, perché l'assenza di guerra non significa assenza di conflitto, certo. Ma sta nella capacità di riuscire a gestire i conflitti in maniera non violenta. Anche conflitti aspri, sto parlando, e non di, diciamo, lotte con cose condominiali. Con i conflitti aspri ci deve essere, che anche quelli sono aspri a volte, sì, va bene. Conflitti aspri ci deve essere la possibilità di risolverli in maniera non violenta attraverso mezzi diplomatici, attraverso. Ora, tu mi dirai, se quello proprio non vuole, che dobbiamo fare? Dobbiamo creare una nuova umanità, mettiamola così. Ne va della nostra sopravvivenza, perché abbiamo di fronte problemi enormi. Vogliamo parlare della distruzione nucleare, vogliamo parlare dell'aumento, perché poi in agite a volte si parla anche di clima. Vogliamo parlare dell'aumento della temperatura terrestre, eccetera, eccetera. Abbiamo di fronte delle problematiche enormi che richiedono a tutti una collaborazione approfondita, se no non riusciamo vivi, mettiamola così, se non noi, le prossime generazioni, per cui è interesse anche dei ragazzi in qualche modo impegnarsi affinché ci sia un futuro per questa umanità e per questo pianeta, tant'è vero che i ragazzi lo hanno capito e si stanno muovendo per il clima, non tanto per le armi atomiche, perché non viene percepito come un pericolo purtroppo, ma per il clima sì. Grazie mille per la riflessione, che era molto importante, però non aggiungerei altro a quello che ha detto Giorgio, se non, e ti do subito la parola, sul fatto che l'ultimo capitolo di Mir si intitola Nessuno vince, con il punto interrogativo, e riflette parzialmente sul tema che stavamo trattando adesso, etnografando, cioè osservando da vicino una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina in cui si dibatte attorno al significato di questa benedetta, appunto, vittoria, no? Che tu citavi, perché penso che sia un altro punto educativo fondamentale, no? La decostruzione, io prima ho parlato di confine, ma veramente la decostruzione della vittoria fa parte di questo carnet, no? di aspetti su cui hai ragionissimo, cioè alla non violenza, alla resistenza alla non violenza, certo che serve un'azione educativa, possiamo assolutamente esserne certi, così come alla decostruzione del significato che appunto invece l'educazione che implicitamente viene fatta alla guerra attraverso la storia della violenza che permea anche i nostri ambienti educativi e formativi viene trasmesso, no? Quindi appunto chi vince e chi perde. Non c'è nel libro, ma l'ho portata qui questa sera e poi adesso ti do subito la parola, ma attorno alla questione della vittoria mi sembra sempre illuminante questa citazione, insomma, da Brecht, Bertolt Brecht del 39, non l'ho dovuta stampare apposta perché noi ce l'abbiamo, ho due figlie, come vi ho appena detto, ce l'abbiamo proprio appesa sul frigorifero con la calamita, perché in realtà fin da piccoli, insomma, no, si può essere esposti a certi messaggi o ad altri messaggi. La mia compagna espone le nostre figlie e io sono molto contenta a questi versi di Brecht che dicono: la guerra che verrà non è la prima ci sono state altre guerre, alla fine dell'ultima c'erano vincitori e vinti, fra i vinti la povera gente faceva la fame, fra i vincitori faceva la fame la povera gente egualmente. È chiaro che appunto non risolve, non è una risposta alla sua domanda direttamente, ma sottolineiamo ancora una volta, diciamo, questa dimensione davvero educativa e di educazione alla pace e ai concetti che stanno attorno a guerra e pace, che non sono esattamente solo guerra e pace.